Salve amici collegati da ogni parte nello spazio finito e oltre l'infinito, salve lettori di opere stralunate e seguaci di autori bizzarri. Questo programma si chiama UFO, letture straordinarie, vuole perturbare i vostri pomeriggi e i vostri sentimenti. Questa è RKO, Radio Kismet Opera, io sono Giovanni Zà e alla regia e al supporto psicologico c'è Paola Pagone. Buon pomeriggio a tutti, grazie Giovanni. Allora, grazie RKO, grazie Paola per questo spazio, è un momento molto bello, molto importante per me, ci sono arrivato dopo una storia breve nella letteratura e nei libri, però per me è un pomeriggio molto importante, grazie dell'invito e di questo spazio. E l'emozione è una delle cose più importanti della vita, quindi ti parlerò solo per massime. Ah, perfetto. Spero che ti sia quindi preparata su Così parlò Zarathustra, perché insomma così... Mi interroghi. Ma anche no, anche perché non è il mio pane quotidiano. Va bene, dunque questa è la prima puntata di questo nuovo programma che appunto lanciamo su RKO e non è l'unico programma, sempre sui libri, e siamo veramente orgogliosi di poter presentare questi format così diversi da quello che si sente altrimenti. Ricordo comunque i contatti, ricordo che potete ascoltare sempre tutte le trasmissioni di RKO e specialmente UFO, letture straordinarie, sul sito innanzitutto www.rkonair.com. Vi ricordo anche che c'è una live chat che potete utilizzare per parlarci, comunicare, esatto, scambiare punti, esatto, di vista, creare polemiche inutili. Anche sì, e anche no, boh, vedremo che uso ne farete. Io direi che oltre magari a lasciare anche il numero di cellulare, perché magari potrebbero anche aggiungere dei simpatici WhatsApp, anche audio, chi può dirlo? Raggiungeteci al 351-67-76164. Dunque, a questo punto posso solo che darti il benvenuto nella famiglia di RKO e niente, scopriamo cosa implica questo strano nome UFO, letture straordinarie, e cosa comporta far trascorrere questo tempo con te. Grazie. Allora, sì, UFO, perché ci piace la letteratura che altri non praticano, ci piacciono le storie altre, quindi ci piacciono anche i personaggi che vengono da altri luoghi, non necessariamente extraterrestri, magari abitano accanto a noi o sono i nostri vicini di casa o siamo noi stessi, però magari ci sentiamo un po' particolari e di questa differenza siamo anche un po' orgogliosi. Questo programma viene di fatto dall'esperienza di un libro che è Stupidi e Contagiosi, che è uscito per Fandango qualche mese fa e che io ho scritto. Ve ne parlo perché quel libro ha iniziato molte cose, ha aperto molte strade che non pensavo di poter percorrere. Ho incontrato persone straordinarie, quindi in questo inizio, in questi primi minuti di questo programma mi faceva piacere riconoscerle. Qualche tempo fa mi è capitato per esempio di ricevere la telefonata di un artista, cioè di una persona che fa l'artista e che si chiama Mimmo Martorelli, il quale mi ha parlato di un progetto nel quale vorrebbe coinvolgermi. Ho pensato che fosse veramente una occasione fortunata. Io non so quanti, tu sì, Paola, ne conosci di artisti. Io in realtà non ho conosciuti mai moltissimi di persone che hanno il coraggio di usare questa parola, che per la quale effettivamente ci vuole davvero, credo, tanto, tanto coraggio. Questa è stata una fortuna che ho avuto. In questo programma noi cercheremo di leggere, di presentarvi, di proporvi storie
come dire, un po' più inedite, un po' inedite, o magari di cui avete sentito parlare, ma magari alcuni anni fa, e che non sentite da tanto tempo. Quindi vogliamo accendere i riflettori su storie e personaggi particolari, vogliamo far parlare le storie. Un po' meno gli autori, ma un po' più le storie, e quindi concentrarci su quello che pensano i personaggi, su come ci parlano, anche se noi non li conosciamo direttamente. Mi è capitato, è capitato sicuramente anche a te Paola e anche a, ai nostri ascoltatori, di costruire con i personaggi di una storia un rapporto fraterno, amichevole, di sentirli, e quando chiudiamo il libro sentiamo la mancanza delle loro parole e della loro compagnia. Il programma avrà una parte che sarà dedicata al libro della settimana, e che man mano cercherò di aggiornare, e poi avremo una seconda parte del programma che invece ospiterà il parere, la voce di un gradito visitatore della nostra trasmissione, che non ci parlerà magari del libro della settimana, ma che ci contribuirà con un punto di vista diverso alla discussione che stiamo cercando di portare avanti. E infine, nella terza parte della trasmissione, ospiteremo delle rubriche. Anche qui sono molto contento di poter collaborare con delle persone che ho conosciuto molto tempo fa e che adesso, diciamo, con cui adesso collaboro da un altro punto di vista, e che sono, insomma, un attore che mi sta molto a cuore, che si chiama Lorenzo Dagnano, e che è molto giovane ma che ci aiuterà in questo percorso, e poi da un poeta, una persona che si occupa di slam poetry, e che si chiama Mattia Musch Villa, e che chiamo col nome completo soltanto oggi, e che da oggi in poi sarà solo Musch, Musch, e che quindi, diciamo, contribuiranno alla terza parte del programma. Passeremo adesso, magari passerei alla parte successiva, e prima di arrivarci vi lancerei un pezzo che riconoscerete sicuramente e che si chiama Velvet Goldmine. Got amazing hair, got wings on your fingers and your hair's hot red. Got a place on my tongue, name on the sun. I got your gold to my breast, cause you're the only one. Ooh, you scoot a pleasure. You make me act real dumb, you make it solid long. I have to rash a capsule, some of you try. Feel the teeth in your bone, till your head is my own. I've been told I'm your home, at your mind is gold. Hang on together. Velvet gold. Snake it, take it, back the princess, you must stay. Velvet goldmine, make it on your chain. I'll be your king, will be no ride for you again and again, my velvet goldmine. You're my taste of trip, I'll be your master, yeah. I'll stop your hair for kicks, you make me jump my feet, so you give me your hand. Watch your face, I'm falling on, I can't stand. Ooh, clutch your makeup. Velvet gold mine, you stroke me like the rain. Snake it, take it, and the princess you must stay. Velvet gold mine, make it on your chain. I'll be your king volcano, ride for you again and again, my velvet gold.
Rieccoci ad UFO, letture straordinarie. Dopo la nostra prima canzone ritorniamo in trasmissione e cominciamo a parlare della grande protagonista di questo spazio, ovvero della lettura e della letteratura. Io non so cosa ne pensate e se vi siete mai posti la domanda. Leggiamo, continuiamo a leggere storie, forse oggi lo facciamo un po' di meno, o forse magari lo facciamo in un'altra forma, ma perché lo facciamo? Cosa ci attrae della lettura? Non so che ricordi avete della scuola, sicuramente vi ricordate che a un certo punto della vostra storia avete preso in mano un libro che si chiama I Promessi Sposi. A un certo punto avete cominciato a studiare le storie di autori che sono morti 700 anni fa. Non so se in quella circostanza vi siete chiesti perché lo steste facendo, o se magari le giustificazioni o le imposizioni che vi venivano comunicate vi sembravano sufficienti oppure no. Però a me questa domanda è sempre piaciuta, cioè perché lo facciamo? O mettiamola in un'altra forma. Quello che abbiamo fatto all'interno di un'aula scolastica, cioè le storie che noi abbiamo letto di persone che appunto ci sono state 700 anni fa, esistono una volta che usciamo dall'aula, quando ci andavamo in aula diciamo, esistono, sono storie che in qualche modo ci dicono ancora qualcosa, ci comunicano ancora qualcosa. Tu Paola cosa dici? Dipende, se una storia è ben raccontata può funzionare, voglia. Lì in effetti c'è sempre il meccanismo un po' della imposizione, che rende le cose sempre un po' difficili, del contesto che naturalmente non è mai equilibrato, non è mai un contesto in cui ci sono attori allo stesso livello, che rende le cose più difficili. Però insomma, alla domanda io mi sono sempre un po' affezionato, sì, da quando ero più giovane, ovvero se la letteratura esiste anche quando la lasciamo al di fuori dall'aula, oppure ecco, se la lasciamo al di fuori del suo contesto naturale, appunto, che cosa ne è, che cosa succede? Quando appunto ero molto giovane e ero un po' più combattivo di adesso, mi ricordo che c'era un vecchio zio che diceva che la letteratura italiana a un certo punto era morta all'inizio del Novecento. Era un'ipotesi interessante, non so se è vero naturalmente, se questa cosa sia valida oppure no, però mi sono sempre tormentato con questa domanda. Ovvero, se può esistere la lettura al di fuori di un libro di letteratura. Leggiamo per tante ragioni, leggiamo storie molto diverse. Non mi ricordo chi l'abbia detto o che autore fosse, l'ho letto un po' di tempo fa, era credo la fine dell'Ottocento, insomma c'era questo critico letterario, insomma un giorno si mise a studiare Nietzsche molto bene e disse poi pubblicamente ai suoi compatrioti: no, noi dobbiamo scrivere delle storie che siano vere, noi dobbiamo parlare soltanto della realtà, noi dobbiamo discutere dei problemi. Era una cosa interessante, cioè erano ovviamente epoche diverse, oggi potremmo mai pensare una cosa del genere? O potrebbe un libro o un autore pensare di discutere un problema o addirittura pensare di poterlo risolvere? I tempi sono un po' cambiati, certamente, e probabilmente oggi nessuno potrebbe avere una ipotesi o una teoria del genere. Qualche anno dopo mi ricordo che lessi ho avuto una fase in cui leggevo molto le opere della scrittrice danese Karen Blixen, e sono storie particolarmente, come posso dire, le trame sono molto complicate, ma tendono però a essere leggere, ovvero l'idea che lei ha della letteratura, di quello che serve della letteratura è costruire una storia che sia sempre fuori dal tempo, che parli di un momento che è sempre distante dalle nostre vite, tutto contrario di quello che si era detto prima, quindi non un testo che deve discutere i problemi, ma un testo che ci deve affascinare, un testo che ci deve emozionare, ma come dire, un testo che deve avvenire fuori dalla nostra epoca, deve essere sempre collocato in un altrove. Cioè la letteratura è quella storia che noi ci raccontiamo attorno ad un fuoco, che poi sia autentico o no, poco cambia, e nel quale racconto poi i piani si sovrappongono, si intrecciano, e per cui noi restiamo avvinti a questa vicenda. In ultimo, diciamo, in questa sequenza di autori, ho scoperto quando ero già insomma ormai grandicello Raymond Carver,
L'ho scoperto per un film, per America Oggi, di Robert Altman. Prima, insomma, non ne avevo mai sentito parlare. Ho cominciato a leggere delle cose di Raymond Carver. E una volta ho letto una prefazione, questa cosa penso di averla detta mille volte a mille persone diverse, i numeri più o meno sono effettivamente quelli, credo, in una prefazione ad una raccolta di racconti che aveva pubblicato, credo, a metà degli anni Ottanta, Raymond Carver scrisse una cosa sulla quale, che mi ha fatto sempre molto pensare e che trovo molto interessante. Scrisse che se siamo fortunati, quando finiremo un libro, un buon libro, un racconto, ce ne staremo per un minuto o due seduti sulla nostra poltrona, sul nostro divano verde, nella nostra casa, a pensare un momento a quello che abbiamo letto, a ripensare ai personaggi, agli intrecci, alle svolte che potremmo aspettarci oppure no. Se saremo fortunati, la temperatura del nostro corpo si sarà alzata di un grado, oppure la temperatura del nostro corpo si sarà abbassata di un grado. E allora diceva Raymond Carver che il peggio che ci può capitare è che quando chiudiamo un libro, finiamo un racconto, non ci accada niente. Il peggio che ci possa capitare è che tutto rimanga immutato. Mi sembrava una definizione abbastanza convincente. Tra le molte che possiamo addurre, forse le infinite che possiamo presentare, forse questa è quella che mi sembra un po' più vicina, almeno al mio modo di vedere le cose. Ieri, a proposito di autori, lettori e scrittori, ho letto un'intervista ad una autrice italiana che, insomma, piuttosto nota, e lì parlava di se stessa in terza persona e diceva che, diciamo, che la sua scrittura è dappertutto, e che anche quando lei fa qualcos'altro, prepara il pranzo, porta a spasso il cane, forse lei non porta a spasso il cane perché immagino che abbia la servitù in casa, però ad ogni modo, quando fa qualunque altra cosa, lei in realtà scrive. Quindi lei non si vede come una persona, ma è sempre una scrittrice. Naturalmente la frase che lei poi ha registrato nelle interviste era che era anche quando faccio sesso io scrivo. Perché, insomma, lei è scrittrice sempre. È una cosa molto interessante, cioè è un modo di presentare le cose che è un po' lontano dal mio modo di vedere le storie e di raccontare le storie. Ed è una... come dire, credo che sia una delle qualità che poi io osservo maggiormente quando leggo una storia, che forse mi colpisce un po' di più. Ovvero, ci sono delle storie in cui il racconto e soprattutto le conclusioni del racconto, o magari il messaggio magari che il racconto vuole trasmetterci, sono particolarmente evidenti. Come nel caso di questa scrittrice, come nel caso di questa intervista, c'è una comunicazione estremamente forte, dirompente, che ci vuole essere trasmessa a tutti i costi. Allora, è come se il contenuto si svelasse in maniera quasi oscena, non tanto per il contenuto dell'intervista, perché lei ha detto anche è scrittrice anche quando non è vestita addosso, ma perché è un messaggio in qualche modo gridato. Non so come la vedete, che tipo di storia apprezzate, però in qualche modo credo che la discrezione del racconto dell'autore sia una qualità sottovalutata. Ovvero, come lettore, penso che sia sempre molto interessante, che insomma sia una delle cose più gratificanti, quella di scoprire man mano qual è il punto, interrogarci dove vogliamo arrivare, qual è il senso di questa storia. E quindi, insomma, questa opposizione tra... come posso dire, tra oscenità e discrezione, la trovo estremamente interessante. Farò un esempio, è che naturalmente non c'entra con i libri, è un brano, un passaggio di un film di un regista finlandese, che si chiama Aki Kaurismäki. Il film è Vita da Bohème, è un film che parla di letteratura, e in un momento del film ci sono due personaggi che si innamorano, e per rappresentare la scena del loro primo bacio il regista stacca, si vedono due cani di spalle che proseguono su una strada, uno dei cani pende verso l'altro, lo tocca con il busto, e quello è il loro primo bacio. Passerei allora alla seconda canzone.
Ok, tu hai scelto un grande classico. Sì, posso dire. Sì, perché stiamo per avvicinarci a questa città e quindi in questo modo cominciamo a vederne dall'alto le caratteristiche, i confini, l'aria che si respira. Quindi Living New York dei R.E.M. It's quiet now, and what it brings is everything comes calling back. A brilliant night, I'm still awake. I looked ahead, I'm sure I saw you. Tell you now that nothing can compare. You might have laughed if I told you. You might have hidden your frown. You might have succeeded in changing me. I might have been turned. Try to take, but loneliness, it wears me out, it lies in wait. And on our lost still in mind, a shadow of necklace across your thigh. I might have lived my life in a dream, but I swear this is real. Memory fuses and shadows like glass. We carry our future, forget the past. But you, it's what I feel. You might have laughed if I told you. Thank you.
Bene, rieccoci in studio per la terza parte della prima puntata di UFO Letture Straordinarie. Dunque, la storia di cui volevo parlarvi oggi probabilmente l'avete letta o forse l'avete vista, perché è anche l'ospezione di un film di qualche anno fa. Poiché UFO è un programma che appunto va sempre un po' oltre le aspettative, oggi è 19 novembre e quindi leggiamo il racconto di Natale, proprio per virtù di incoerenza. Vi parlerò del racconto di Natale di O'Givren, che è stato scritto da Paul Auster nel 1990. Ci sono delle sovrapposizioni tra l'autore e il personaggio, nel senso che, lo vedremo, questa è una storia nella quale troviamo come coprotagonista uno scrittore che si chiama Paul Benjamin. Assomiglia molto a Paul Auster, forse lo è, forse non lo è. Fatto sta che Paul Benjamin riceve la richiesta da parte del redattore del giornale presso cui lavora di scrivere un racconto di Natale. Non sappiamo se effettivamente questo sia avvenuto anche a Paul Auster, ma sappiamo che questo racconto venne pubblicato sul New York Times per il giorno di Natale del 1990, quindi per il Natale del 1990. Oggi è disponibile in un volume pubblicato da Einaudi nel 2013, in una raccolta di racconti che si chiama Esperimento di Verità. Il racconto di Natale di O'Givren ci è sembrato il modo migliore di iniziare questo programma. Io non so se voi siete stati a New York, se l'avete visitata. Ecco, io no. No, io nemmeno. Però l'abbiamo vista tutta nei film. Esatto, l'abbiamo vista nei film, ce la siamo immaginata. Ci sono alcune cose impressionanti di New York che ho appreso. Noi parliamo di New York, però questa storia è ambientata a Brooklyn. A Brooklyn ci sono più abitanti che a Roma. Però questa è una cosa che fa un po' riflettere. Cioè, noi ci immaginiamo che appunto Brooklyn sia un quartiere di New York, però diciamo queste dimensioni un po' spaventano. Io non sono mai stato appunto a Brooklyn, ho visto il film che si chiama Smoke, che è stato realizzato da Wayne Wang credo nel 1995. All'interno del film c'era un momento in cui questo racconto viene portato in scena. Penso che il racconto sia più interessante, inevitabilmente. Paul Auster è uno scrittore molto minimale e quindi credo che i dettagli di colore, di luce della città rendano meglio sulla carta stampata. Non è Covid, tranquilli, è solo un piccolo colpo di tosse. Esatto, è probabilmente mancanza di liquidi, però è tutto a posto. Quindi torniamo alla nostra storia. Abbiamo O'Givren che è il protagonista. O'Givren è un tabaccaio. È un tabaccaio che ha il suo negozio a Brooklyn. Non è il proprietario. A un certo punto della storia, infatti, compare anche il suo capo. Il nostro protagonista, O'Givren, incontra il nostro narratore, Paul Benjamin. Paul Benjamin ci dice, nella prima pagina del suo racconto, che molti anni fa, gli era capitato di guardare, di entrare appunto in questo negozio, perché era l'unico nel suo quartiere che vendeva la marca di sigari e di sigari olandesi che a lui piaceva. All'inizio il rapporto tra Oggy e Paul è professionale, ovvero Paul non guarda mai in faccia O'Givren. A un certo punto però succede che Oggy scopre che Paul è uno scrittore. In una delle riviste che lui vende nella sua tabaccheria compare una foto di Paul, lui lo riconosce e allora le cose cambiano. Da quel momento infatti il rapporto tra Paul e Oggy cambia in maniera radicale, e lo fa perché Oggy scopre di aver trovato un compagno di squadra. Scopre infatti che anche Paul è un artista, perché anche Oggy è un artista. Allora, quando diciamo Oggy scopre questa novità, immediatamente la vuole comunicare a Paul. Insomma, gli vuole comunicare questo nuovo stato di fratellanza che li unisce.
In particolare poi spiega a Paul in che cosa consista la sua arte. Paul è un po' ritroso, non ha voglia, teme peraltro che sia qualcosa di noioso o qualcosa di dozzinale, però insomma Oggy ha grande entusiasmo e quindi lo convince. Lo porta con sé nel retro del suo negozio e gli apre degli scatoloni. Sono moltissimi scatoloni. All'interno ci sono tante fotografie, tutte ordinate molto precisamente, anno per anno, mese per mese, giorno per giorno. Non solo, le fotografie recano, ogni fotografia è scattata nello stesso punto e alla stessa ora, ogni giorno. Quindi i faldoni in cui Oggy Wren ha raccolto le sue fotografie sono le foto di tutto un anno, anno per anno, per più di 20 anni, dello stesso angolo di una strada di Brooklyn alla stessa ora del mattino. Quindi poi si trova con questi faldoni pieni di fotografie dove i palazzi sono sempre gli stessi, dove i dettagli sono difficili da cogliere, in cui violentemente, platealmente, nella fotografia c'è sempre lo stesso materiale, sia umano che, come posso dire, spaziale. Allora, una delle cose che a me sono sempre piaciute dei libri è quando riescono a parlare di un ambiente, di un luogo o di una città in modo familiare, cioè quando la descrizione diventa un po' troppo precisa o quando ci vengono presentati anche gli elementi più minuti di una strada o di un ambiente, insomma di un paesaggio, allora, come dire, mi sembra che sia un po' troppo e allora un po' è noioso. Invece in questo racconto si parla di Brooklyn come uno dei personaggi, cioè alla fine Oggy Wren si muove per Brooklyn in maniera del tutto naturale, come facciamo noi nella nostra città. Quindi quando Paul descrive se stesso e Oggy Wren che si muovono a Brooklyn, lo fa con grande naturalezza, perché è la loro città, e quindi quando noi parliamo della nostra città ne parliamo come una compagna di viaggio, come qualcosa per la quale non dobbiamo diffonderci in mille dettagli. Per cui l'angolo tra Atlantic Avenue e Clinton Street a noi non dice niente, però è l'angolo che Oggy Wren per più di 20 anni ha fotografato. Ora, all'inizio quando Paul comincia a sfogliare queste fotografie, le trova appunto tutte uguali, violentemente uguali, ci dice. Non capisce. E poi a un certo punto Oggy gli dice: vai troppo svelto, non ci arriverai mai se non rallenti. Allora Paul comincia a rallentare e dice: prestai maggiore attenzione ai dettagli, presi nota dei cambiamenti del clima, osservai le variazioni d'angolatura della luce con il procedere delle stagioni. In breve fu in grado di notare le differenze del flusso del traffico, di anticipare il ritmo dei giorni, il tumulto delle mattine lavorative, la relativa tranquillità del fine settimana, il contrasto tra i sabati e le domeniche. E soprattutto nota che sullo sfondo di questa rappresentazione della città si muovono le persone, e allora a un certo punto Paul ha l'illuminazione, capisce qual è la forma d'arte di Oggy Wren. Oggy Wren sta fotografando il tempo. La stessa immagine ogni giorno coglie, anche solo per un istante, un momento autentico della vita delle persone che abitano la città di Brooklyn, dovremmo dire. Quindi Oggy stava fotografando il tempo, realizzai, sia il tempo naturale che quello umano, e lo stava facendo piantandosi in un minuscolo angolo del mondo, desiderando che fosse il proprio, mentre vigilava nello spazio che aveva scelto per se stesso. Quindi Paul entra nella storia e comincia a comprendere quale sia l'arte di Oggy Wren. Poi nel racconto arriva quel momento che avevo prima anticipato, ovvero a Paul Benjamin viene chiesto di scrivere un racconto per Natale, e allora lui si mette alla sua scrivania e cerca di raccontare una storia, non gli viene in mente niente. Anche perché se pensa ai grandi classici di Natale, gli vengono in mente delle storie famosissime e lui, piccolo piccolo, si sente di non poter competere. E allora non sa cosa fare. E un giorno esce di casa verso l'ora di pranzo, va nella tabaccheria di Oggy Wren e naturalmente, senza rendersene conto, comincia a lamentarsi, anzi
esterna la propria disperazione e dice ad O'Givrien che non ha neanche un'idea. O'Givrien risponde che invece lui conosce la perfetta storia di Natale. Magari potrebbe essere una buona idea se ne parlassimo subito dopo la prossima canzone. Ma sì, comunque no, era molto piacevole ascoltarti, eh? Guarda, figurati. Sì, una canzone che non parla molto bene dei poliziotti di New York. Io non so perché, ma forse gli Strokes lo sanno. Bene, rieccoci nell'angolo di O'Givrien, nell'angolo di Brooklyn, che lui ha fotografato per tanti anni, ed eccoci alla sua storia. È l'estate del 1972, quando un ragazzino entra nel negozio di Oggy e lui si rende conto che gli sta portando via qualcosa, è un taccheggiatore. Allora Oggy lo nota subito, anche perché il ragazzo è particolarmente vistoso. Quando esce di corsa dal negozio, Oggy decide di inseguirlo. Però appunto il ragazzo è giovane, Oggy alla fine non è davvero uno sportivo, per cui dopo un po' decide di rinunciare. Vede però che mentre il ragazzo spaventato corre davanti a lui, gli cade qualcosa dalla tasca. Allora Oggy si avvicina e scopre che è il suo portafoglio. Dentro questo portafoglio ovviamente ci sono i documenti del ragazzo e quindi Oggy potrebbe andare dalla polizia, dire che questo ragazzo è entrato nel suo negozio, ha commesso un furto e denunciarlo. Robert Goodwin ha rubato nel mio negozio. Però poi alla fine ci ripensa,
È un ragazzo che forse ha 18 anni, 20 anni, è un punk, ci dice, ci informa O'Givren, alla fine un ragazzo povero di Brooklyn. E allora rinuncia, torna a casa e porta con sé il suo portafoglio. E Oggy racconta questa storia a Paul Benjamin e gli dice: sì, ho tenuto il suo portafoglio per un po' di tempo, sono passati dei mesi e non sapevo cosa fare. Poi è arrivato Natale. Allora, il giorno di Natale, dice O'Givren, di solito capita che il mio capo, il proprietario del negozio, che entra nella storia solo a questo punto, appunto capita che il mio capo ci inviti da lui e quindi passiamo le feste assieme. Però quell'anno il capo di O'Givren è in Florida e quindi Oggy deve rimanere da solo. Allora, nel giorno di Natale non sa cosa fare, vede il portafoglio che troneggia su un angolo della sua casa e decide: bene, è Natale, faccio una buona azione natalizia. Allora decide di portare il portafoglio a Robert Goodwin, di riportarglielo a casa. Si perde nelle strade della Brooklyn che non conosce, qui ritorna l'informazione di una città di 3 milioni e mezzo di abitanti, e alla fine trova la casa, trova il campanello, squilla, suona la prima volta, non risponde nessuno, ci prova una seconda volta, non risponde nessuno, e allora O'Givren sembra che abbia perso l'occasione abbia perso l'opportunità di fare la buona azione natalizia. Invece poi sente che alla porta qualcuno sta dando 15 mandate e poi sente la voce di una signora anziana e questa signora comincia a chiamarlo Robert. Dice: Robert, sei tu, sei venuto a trovarmi per Natale. E allora O'Givren, che è seduto, che sta parlando con Paul Benjamin, gli dice: non avevo molto tempo per pensare, capisci? E allora risponde alla signora: è vero nonna Ethel, sono tornato per venire a trovarti a Natale, non chiedermi perché l'ho fatto, non ho idea, forse non la volevo proprio dispiacere o qualcosa del genere, non lo so. Allora Oggy decide di restare, comincia a raccontare delle storie alla nonna, la nonna è contenta e Oggy si accorge da subito che la nonna Ethel non vede, è cieca, è per questo che non lo riconosce. Quindi Oggy entra in casa, si siede con lei e fa finta di essere Robert Goodwin, fa finta di essere nipote di Ethel. Allora Oggy sta parlando con Paul tempo dopo e gli dice: è impossibile che la nonna non si fosse accorta che io non fossi suo nipote. Era una specie di gioco. A lei faceva piacere avere qualcuno per Natale, a lei faceva piacere non sentirsi sola e, tutto sommato, anche a me faceva piacere lo stesso. Era come un gioco che entrambi avevamo deciso di fare senza dover discutere delle regole. Voglio dire, quella donna sapeva che non era suo nipote Robert. Era vecchia e mezza matta, ma non era così andata da non poter distinguere tra un estraneo e il sangue del suo sangue. Ma la rendeva felice far finta. A casa della signora Ethel tutto è fuori posto, non c'è nessuno che si occupa della casa, per cui la casa è molto molto sottosopra, soprattutto non c'è niente da mangiare ed è pur sempre il giorno di Natale. Allora O'Givren esce di casa, va a comprare tutto per il pranzo, va a comprare anche una costosa bottiglia di vino e poi torna a casa di nonna Ethel. E allora comincia a ridere, a scherzare, a raccontare tante storie con lei. Ora, quando io ho letto questo racconto, me ne è venuto in mente un altro di Raymond Carver, che si chiama Cattedrale. Anche lì c'è un cieco che è protagonista. Io credo che Paul Auster avesse in mente questo racconto quando scriveva queste cose. È un'intuizione o forse soltanto una, diciamo, come dire, una mia esagerazione. O altrettanto potrebbe essere un'altra sequenza di un film che probabilmente molti abbiamo visto, ovvero La grande bellezza. C'è un momento della storia, che peraltro non c'entra niente con il resto del film, in cui Jeff Gambardella conosce questo artista che ha fotografato il suo volto per tutta la sua vita, tutti i giorni. Sembra una coincidenza troppo fortuita, troppo, come dire, evidente per essere fortuita. Evidentemente anche Paolo Sorrentino ha visto questo film. Ma torniamo nella casa di nonna Ethel. O'Givren va in bagno e così, ammassato davanti al muro vicino alla doccia, vede una pila di 6 o 7 macchine fotografiche, nuove, 35 mm, ancora nelle scatole, merce di prima qualità.
Allora, Robert è effettivamente un ladro e quello probabilmente il magazzino della sua refurtiva. Allora, Oggi vede queste macchine fotografiche, non sa cosa fare, poi decide, ne prende una, anzi ne prende due, poi ne lascia una, la porta via con sé. Quando ritorna nella sala da pranzo, vede che nonna Ethel sta dormendo e allora decide di andar via, lascia il portafoglio e va via, esce da quella casa. Ci pensa molto e dopo 3-4 mesi, vuole tornare dalla nonna perché si vergogna di quello che ha fatto. Dice a Paul Benjamin: io sono una persona onesta, non ho mai rubato niente. Ci torna, ma non risponde nessuno. Non c'è più nessuno. Probabilmente nonna Ethel non c'è più. Allora, Paul e Oggy Wren si trovano al loro tavolo e finisce così. Paul dice ad Oggy: l'hai fatta felice. E le macchine erano in ogni caso rubate. Non è come se la persona da cui le hai prese le possedeva sul serio. Allora, la risposta di Oggy Wren è: qualsiasi cosa per l'arte, vero Paul? Non lo avrei mai detto, ma alla fine hai usato le macchine per un buono scopo. E ora hai la tua storia di Natale, vero Paul? Sì, disse, penso proprio di sì. Bene, salutiamo allora Oggy Wren e Paul Benjamin e con le loro parole chiudiamo questa prima puntata di UFO Letture Straordinarie. Il prossimo appuntamento è per giovedì prossimo alle ore... Sei confermato. Sono confermato, grazie. Non so se saremo insieme o dato che vai come un treno magari va bene anche da solo. Giovedì prossimo avremo un ospite importante che sarà Alessandra Minervini, che so che in questa radio voi conoscete. Beh, direi di sì. Ecco. Ricordiamo Per una lira che va in onda comunque il martedì alle 17. Bravissimo. Lo so perché è un appuntamento che nessuno dei nostri concittadini e non solo può perdere. Grazie a tutti, grazie a Paola per il supporto. Noi ci sentiamo grazie giovedì te, prossimo Giovanni. Alle 16. Grazie e alla prossima.